Ed eccomi davanti ad una bellissima tavola imbandita, ricca di sapori e di prodotti tipici siciliani. Sono con due grandi chef, Salvo e Salvo. Detto così mi ricordate un po' Simon e Simon, che erano due investigatori in un noto telefilm degli anni 80. Anche voi investigate un po', insomma, esplorate i gusti tipici siciliani. Alla ricerca dei prodotti del territorio. Quindi, a proposito di prodotti del territorio, sono veramente attratta da tantissimi, ma in particolare mi colpisce la caponata. Non si può non venire in Sicilia senza assaggiare la caponata. Melanzane. Abbiamo delle melanzane, dei peperoni. Tagliate, voglio tagliate dire. A cubettino. A cubettini. Non molto regolare. Poi abbiamo la cipolla, una cipolla bianca. Fritata julienne. Abbiamo dei capperi. Dei capperi, sempre di questa zona, rigorosamente. Di Salina. Di Salina, esatto. Che sono capperi molto piccoli, molto ma molto saporiti, sì, molto saporiti. Poi abbiamo le olive. Olive verdi. Dell'uva sultanina precedentemente ammollata. Ammollato con acqua per un... Soltanto con acqua. Con acqua. Esatto. E poi abbiamo... Abbiamo del cioccolato a scaglie di Modica. A che scaglie viene di Modica. Adagiato sulla nostra caponata una volta finita. Ma diciamo che... meraviglioso. Ma questa è una ricetta tua o invece è proprio una ricetta che usano molti siciliani? No, diciamo che questa della cioccolata di Modica viene utilizzata nella zona del Modicano e del Siracusano. Esatto. Quindi viene proprio messa... per la famosa filosofia, esatto, della cucina di contrasto. Di contrasto, sì, viene messa sopra il piatto per dare questo contrasto alla caponata. Salvo, parlavo appunto di cucina, sì, di contrasto. Tu, oltretutto, hai avuto una particolarità, che è quella, insomma, di mantenere viva assolutamente la tradizione e i sapori siciliani, però con un tocco di leggerezza. Sì, l'obiettivo della mia cucina è quello di alleggerire la cucina siciliana rivisitandola, mantenendone i sapori. Ecco, allora, partiamo per esempio dal pesce, no? Io vedo del bellissimo pesce. E questo è un altro piatto molto importante per la cucina siciliana, la sarda beccafico. Ecco, vedete i capperi di Salina, molto piccoli, che ormai nessuno più vuole raccogliere. Poi abbiamo del pepato primo sale, della buccia di arancia rossa siciliana. Di scorza, tagliata finissima. Della, sì, grattugiata, dell'uvetta. Poi abbiamo la cipolla. E un altro ingrediente importante è questo finocchietto selvatico. Che troviamo solo in Sicilia. Troviamo, sì, è un'erba tipica nostra. E qui mescoliamo il tutto. Ecco, e con diventa... questo composto noi... questo composto lo mettiamo all'interno delle sarde precedentemente marinate. Tutti la fanno fritta, la ricetta tradizionale è fritta, noi invece preferiamo farla arrostita. Che tu hai accompagnato sempre con dell'arancia rossa di Sicilia. Siamo un po' fuori stagione, però l'abbiamo trovata. Con un amico di Lentini che è andato a raccoglierla apposta per voi. Abbiamo parlato di caponata, di pesce, di pasta e come non menzionare il dolce, io sono molto golosa, devi sapere, Salvo. Per il dolce ci penserà il collega Salvo. Salvo, Salvo. Io rubo subito. Vai. Un cioccolatino. Questa è la fava di cacao. In questo caso avete fatto dei biscotti, sì, con della crema di cioccolato. Sì, abbiamo dei biscotti di pasta frolle che facciamo noi artigianalmente, dove noi aggiungiamo del marsala vergine e poi di sopra questo cioccolato di Modica adagiato. Che è veramente squisito, io lo sto assaggiando. Molto, molto buono, molto delicato. È proprio delicato, come hai detto, ma deciso. Salvo e Salvo, io vi ringrazio. Grazie. Ma ci rivediamo la settimana prossima. Certo. Certo. Buon appetito. Ah, a te Elena, mi raccomando le anticipazioni.